L'elemento centrale, come vi ho detto, è il paesaggio, è l'elemento unificante. Il paesaggio non è solo il bel paesaggio, il paesaggio è l'insieme del territorio trasformato continuamente nel rapporto tra le comunità, tra gli uomini e l'ambiente e la natura. Ed è, come dire, un sorvivente, ma nel senso di vivo. E il paesaggio va inteso con un approccio unitario e contestuale. Faccio un riferimento, qui siamo a Martinata, abbiamo l'Uliveto, abbiamo la città, abbiamo una masseria, abbiamo una villa romana, abbiamo un insediamento d'Amano. Non possiamo più pensare ad una tutela che si limita al singolo elemento. Dobbiamo ragionare in una tutela organica, contestuale, che salvi quell'equilibrio che rende unico quel paesaggio. Quindi la tutela fatta solo di vincoli e di divieti, che è stata fondamentale per salvare il salvabile, è insufficiente, perché aveva un senso quando il patrimonio culturale era limitato alle grandi emergenze. Se devi salvare un castello, una cattedrale, fai il vincolo, ma se devi salvare l'intero contesto non puoi bloccare tutto, devi mettere regole di trasformazione, perché il paesaggio è una continua trasformazione, lo sappiamo molto bene noi archeologi che lo studiamo dalla preistoria fino ad oggi. E qui proprio a Foggia c'è una scuola di archeologia dei paesaggi che da anni fa un enorme lavoro in questo senso, non posso entrare in questi dettagli, ma che ha dato uno dei contributi importanti alla realizzazione del piano paesaggistico territoriale della regione Puglia, che, attenzione, è stato il primo realizzato in Italia, poi si è stata solo la Toscana finora, purtroppo. Ma i piani paesaggistici non sono qualcosa che blocca lo sviluppo, sono qualcosa che cerca di orientare lo sviluppo in maniera sostenibile, senza distruggere le risorse, ma valorizzandole. E allora abbiamo messo alla base la carta dei beni culturali. Faccio solo un esempio: per la Puglia, parlo dei Monti d'Alpi, c'erano dei vuoti di conoscenza enormi. Oggi abbiamo un sistema informativo territoriale per la Puglia che ha al suo interno già 11.000 siti di interesse culturale. Pensate che solo 5.000 di questi sono in Dalmia, e c'è una grande presenza, come vedete, nei Monti Dalmi. Fino a qualche anno fa era un vuoto, era tutto bianco lì, e solo attraverso la conoscenza, ecco la ricerca e la formazione, perché non puoi tutelare e valorizzare quello che non conosci. E allora lo strumento di conoscenza è assolutamente fondamentale. Ma vado avanti rapidamente, questo è solo un esempio. Vedete che cos'è il nostro paesaggio? Il paesaggio è qualcosa di, è un palinsesto. Vedete, lì c'è un insediamento preistorico, vedete quei grandi segni circolari, ognuno di quei circoli è una capanna preistorica, quel grande circolo è un fossato neolitico. Però lì sopra poi è successo che in età romana si sono fatte delle strade, vedete le strade? E quei puntini, guardate, ognuno di quei puntini era un olivo di età romana. Noi abbiamo una conoscenza approfondita del paesaggio, ma il paesaggio appunto è qualcosa in movimento, che viene continuamente cambiato. Ecco perché non possiamo avere del paesaggio una visione statica. Io ho messo un po' di battute, già in preistoria c'era il movimento non ruota, e c'è i Galli che dicono: ma questi romani con le loro moderne costruzioni distruggono il paesaggio. Allora che significa questo? Significa che il paesaggio e la società deve cambiare, deve modernizzarsi, ha bisogno delle esigenze, ma tutto questo va reso, ed è possibile farlo, coniugando questo alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse patrimoniali paesaggistiche. Ora, non posso entrare in tanti dettagli, ma voglio non perdere l'occasione per fare un riferimento al nostro elemento fondamentale, alla Carta Costituzionale, che ha previsto, unica in tutte le costituzioni del mondo, un articolo specifico, l'articolo 9, e vi ricordo che l'articolo 9 è stato scritto da Aldo Moro e da Concetto Marchesi, cioè da un cattolico giurista e da un comunista filologo, tra l'altro tutti e due meridionali. E l'articolo 9 ci dice delle cose fondamentali, in poche parole. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela
il paesaggio. 1948, i padri costituenti, dopo la guerra, pongono la tutela del paesaggio come un principio costituzionale, e dopodiché però dicono tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Attenzione, sono parole scolpite nella pietra. E guardate, non si parla di Stato, si parla di Repubblica e di Nazione, cioè di tutti noi, di Stato ovviamente, di province, di regioni, di comuni, ma di cittadinanza. Questo è l'elemento fondamentale. Ecco perché io non capisco quei miei colleghi che continuano a sbandierare l'articolo 9 confondendo Repubblica con lo Stato, addirittura con un ministero dello Stato. E penso, io che sono un professore universitario, fino a 40 anni fa quel ministero era unico, ora c'è il Ministero dei Beni Culturali, e quindi il Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Università non si deve più occupare di tutela? Ma stiamo scherzando? Allora, andiamo avanti, perché da allora abbiamo strumenti, e sono strumenti europei, perché l'Europa non è soltanto banchiere e finanza, sono anche principi importanti se li sappiamo valorizzare. Questa cosa è una cosa fondamentale di cui non parla nessuno, è la Convenzione sul paesaggio, sul patrimonio culturale di Faro, che è stata presentata in Portogallo a Faro, che è stata sottoscritta nel 2005, è stata sottoscritta dall'Italia nel 2013 e che spero in autunno venga ratificata. È una carta rivoluzionaria. Lo sapete perché? Perché non parla più di patrimonio culturale come valore in sé, qualcosa di statico, qualcosa che ormai noi dobbiamo soltanto ricevere e trasferire, ma parla dei cittadini, della partecipazione, cioè ribalta la prospettiva dallo straordinario all'ordinario, dal vertice alla base. Quindi è uno strumento, ora qui non posso entrare nei dettagli, li leggerete nel mio prossimo libro che esce fra un mese, ma ci sono degli elementi fondamentali sulla cittadinanza, sul rapporto con i privati, sul volontariato, sull'associazionismo, sullo sviluppo territoriale e la pianificazione territoriale. Ma è uno strumento importante di cui non parla nessuno. Ecco, tutti i grandi oppositori alle riforme che stiamo realizzando in questi anni non parlano di questo, ed è emblematico. Allora c'è un'idea diversa e nuova di eredità. Patrimonio, che cos'è? È quello che riceviamo dai padri, è un'eredità. Ma l'eredità non è qualcosa di statico, l'eredità te la devi riconquistare. L'eredità è qualcosa che devi vivere, che non devi dilapidare ovviamente, che devi conservare, valorizzare e magari accrescere per lasciarla ai tuoi figli, ma non la devi mettere sotto teca o in un caveau di una banca. Devi viverla quella eredità, e in questo ci sono degli elementi nuovi, anche qui non posso entrare nei dettagli, delle interessanti analogie con quelle che dice un psicanalista, come recalcati in questo bel libro, devo dire, che parla di eredità e di rapporto tra padri e figli. E allora ci dobbiamo chiedere effettivamente che mondo lasciamo ai nostri figli. Questa, come al solito, Altan è geniale nelle sue battute, ma c'è un'idea diversa di eredità. Dobbiamo liberarci dall'idea del patrimonio come di qualcosa di dato e statico. Dobbiamo avere un'idea dinamica, ovviamente, per conservarlo, conoscerlo e valorizzarlo. C'è un discorso della Convenzione di Faro importante sul volontariato. Il volontariato è una manna, lo è nella sanità, nella cura della persona, nell'ambiente, lo è anche nei beni culturali. Però attenzione, il volontariato è integrativo, non sostitutivo. Noi dobbiamo affermare una cosa fondamentale: il patrimonio culturale deve essere un elemento di lavoro qualificato per i nostri bravi laureati nelle università. Se non facciamo questo, ovviamente avremo molti volontari, ed è bene che ci siano, ma non avremo la possibilità di dare opportunità di lavoro qualificato per quelli stessi che noi formiamo. Qui ci sono molti amici rettori e ci sarebbe tutto un discorso importante sulla formazione nel campo dei beni culturali nel nostro paese, sulla revisione profonda che è necessaria a 15 anni dall'introduzione del 3+2, ma sono temi che vanno affrontati altrove. Vi dicevo, la rivoluzione dei musei è fondamentale. Prima i musei erano tutti un ufficio della sovrintendenza. Hanno lavorato bene i colleghi della sovrintendenza, hanno fatto di tutto, hanno dato la vita
Ma non è più sufficiente per questa idea di museo, e ce lo ricorda addirittura Papa Francesco. Papa Francesco, in una delle sue tante esternazioni in cui dice delle cose veramente innovative, ecco, in questo, parlando di musei, ci dice: i musei devono accogliere le nuove forme d'arte, che significa coniugare antico e arte contemporanea, cultura contemporanea. Devono essere uno strumento di dialogo tra le culture, devono essere vivi, non polverose raccolte del passato sotto gli eventi sapienti. Cioè dobbiamo liberarci definitivamente di quella idea elitaria dei nostri musei. Nei nostri musei capiamo qualcosa se già la conosciamo, altrimenti ci sentiamo spesso inadeguati. Entriamo nei musei in religioso silenzio soprattutto perché ci sentiamo inadeguati, non per solo una doverosa forma di rispetto. E anche Umberto Eco, un grande della nostra cultura, ci ricordava qualche anno fa che i musei sono bui, oscuri, non amichevoli. Ecco, noi ci dobbiamo liberare di questa idea di museo. Ce lo ricorda anche il premio Nobel come Babouk, che ci dice che nei musei avevamo la storia, ma quello che ci serve sono le storie. Nei musei avevamo le nazioni, ma quello che ci serve sono le persone. Ecco, avere meno attenzione solo alle cose, importante, faccio l'archeologo, ma avere più attenzione per le persone, questa è la cosa fondamentale. Ma qui non posso entrare in tanti dettagli, ma vi faccio solo degli esempi. Nel campo archeologico mi è più facile, io ho una collezione fatta negli anni di didascalie, e quando tu entri in un museo qualsiasi, me ne potrei mostrare migliaia, e tu vedi Pisside Corinzi a pareti convesse, stile bianco con disegni lineari, tardo Corinzio prima, ma dico, ma che lingua è? Ma di che cosa stai parlando? È un oscuro linguaggio esoterico fatto solo per pochi. Nelle pinacoteche è ancora peggio per certi aspetti. Per questo mi ha fatto molto sorridere questa installazione di un artista tedesco che ha ribaltato, messo grandi didascalie e le opere al posto delle didascalie, perché nelle pinacoteche succede questo: voi andate e allontanate per guardare il quadro, per andare a vedere chi è. Dopo che l'avete fatto due o tre volte, vi stancate e attraversate le sale quasi senza capire nulla. Le situazioni stanno cambiando, i musei stanno cambiando. Questo è un museo nuovo, appena inaugurato a Reggio Calabria, uno dei grandi musei italiani, in cui finalmente anche le didascalie vengono fatte in maniera che si capiscano. Ma soprattutto deve cambiare il rapporto con i visitatori, con i cittadini, per esempio abbandonando l'idea. Ma la legge in italiano è ancora questa, è la legge fatta Ronchey, che parla di servizi aggiuntivi. Cioè, i servizi aggiuntivi sono qualcosa che si aggiunge, quindi ci può essere o non ci può essere. Invece quelli sono servizi essenziali. E allora vi farò dei casi raccontandovi, ma un esempio non posso non farlo. Pompei, più grande sito archeologico, più famoso perlomeno sito archeologico d'Italia e forse del mondo. Voi andate a Pompei, fate attenzione a portare il pranzo a sacco e l'acqua perché altrimenti potreste avere dei problemi, ma se non avete il panino al seguito e volete mangiare qualcosa, voi a Pompei entrate in un ristorante autogrill. Perché mica è colpa del direttore degli scavi, amico Massimo Sana, ma perché le gare sono fatte così, perché il ristorante non è un elemento fondamentale del progetto culturale di un museo o di un parco archeologico. Un ristorante, una caffetteria, un bookshop devono avere la stessa qualità dell'offerta culturale del museo o del sito archeologico. E non basta per autogrill dire che il panino Icaro, come dire, è coniugato ad un capitello, perché comunque è qualcosa da non luogo. Quello, come se stiamo sull'autostrada e non in un sito archeologico. Oggi ci sono anche altri strumenti importanti e qui le università possono dare e stanno dando un grande apporto, le tecnologie multimediali per la comunicazione. Se andate a Roma, andate a visitare fino ad ottobre Santa Maria Antigua nel Foro, un monumento alto medievale straordinario ma complicatissimo da capire, e qui finalmente grazie alle strumentazioni tecnologiche e multimediali invece è possibile capirle, vedere quello che non c'è più, quello che non si conserva,
partire dai frammenti per avere il tutto, conoscere la stratificazione, conoscere la storia di un monumento, senza banalizzarla, tutt'altro. E ci sono strumentazioni di vario tipo, io non posso entrare nei dettagli, ma ce ne sono tanti. Non è l'importante lo strumento, l'importante è il progetto culturale, ovviamente, l'innovazione metodologica, soprattutto quella che si rivolge ai bambini. È un settore fondamentale, perché se non spieghiamo bene, se non coinvolgiamo attraverso il gioco i bambini, succede quello che succede in Italia. Voi sapete che in Italia abbiamo la più bassa percentuale di presenza di bambini nei musei, e succede un'altra cosa tragica: dopo i 18 anni c'è un crollo, cioè dopo le zitte fatte dalle scuole, vuol dire che quella gente finisce per odiarli i musei, se ovviamente la visita è fatta in quella maniera. Quindi bisogna invece coinvolgere attraverso i laboratori, attraverso tanti strumenti, per fare in modo che i musei non siano, come piacciono a certi miei colleghi, vuoti, solo per gli specialisti, per pochi, col fastidio quando c'è gente, no? A me i musei piacciono invece vivi, ovviamente rispettosi, in cui i bambini possono guardare delle immagini e capire. Insomma, fare come fa il National Trust, che vi ricordo è un'associazione privata in Inghilterra, che ci dice: amate le persone almeno quanto amate i luoghi, e ha un'attenzione per i visitatori che non sono un qualcosa di indistinto. Ci sono varie categorie di visitatori, bisogna puntare addirittura alla visita quasi individualizzata. Ecco perché io mi sono meravigliato quando c'è stata una polemica, quando il giovane direttore del museo del Parco Archeologico di Pestum ha detto che, perché no, se c'è qualcuno che vuole venire a festeggiare il giorno importante della vita, il matrimonio, fare delle fotografie, a fare anche un piccolo aperitivo, non c'è nulla di male, se questo non, ovviamente non danneggia il monumento, non impedisce le visite. Apriticielo, colleghi che arricciavano il naso, versificazione. Ecco, io mi chiedo, ma noi in questa maniera non abbiamo, invece di decretare il matrimonio tra patrimonio e cittadini, non abbiamo decretato il divorzio? E non è questo uno dei problemi essenziali. Il mondo sta cambiando, l'aria in Italia sta cambiando. Vi faccio ora alcuni esempi. Manfredonia, Sipondo, area archeologica, notevoli risorse, molti milioni investiti per il restauro di un monumento molto importante. Nel progetto originario, non lo si dice mai, era prevista una tettoia per coprire l'area archeologica, una normale tettoia come quelle che si fanno sui parcheggi, che si fa sui siti archeologici, perché bisogna proteggere. Benissimo. Per fortuna la cosa è cambiata e hanno avuto l'intelligenza e il coraggio di affidarsi ad un ragazzo, ad un giovane artista, Edoardo Tressoldi, 28 anni, un ragazzo che ha realizzato un'installazione artistica sul sito archeologico con una rete metallica in arte povera, in qualche modo, che riproduce la fisionomia del sito archeologico, cioè della chiesa paleocristiana, la fa capire, ma al tempo stesso non è una ricostruzione filologica, è un'opera d'arte che dà un altro valore a quel sito. E ci sono, dicono, 100.000 visitatori finora. Io sono molto felice, sono molto contento, mi sono complimentato con i colleghi che l'hanno fatto, sono molto arrabbiato perché dal giorno dell'inaugurazione, dopo aver speso tanti soldi per fare questa cosa, nessuno si è posto il problema della gestione. Per cui si entra così, ci sono dei volontari che consentono l'accesso, nessuno paga nemmeno un euro, per cui 100.000, un euro sarebbe stato 100.000 euro con cui si pagava lo stipendio a qualcuno che stava lì magari a dare informazioni che nessuno dà. E quindi vedete come continuiamo a perdere occasioni, ma nonostante tutto le cose stanno migliorando. E allora siamo al sud, qualche dato, questa è l'Istat, anche qui non posso entrare nei dettagli, sono dati importanti. L'Italia è stata divisa in settori, in ambiti, tenendo conto del patrimonio culturale ma anche l'industria culturale, tenendo conto delle potenzialità. E abbiamo 7 chiamati la grande bellezza, dove sono tutto Italia centro settentrionale. Però abbiamo 138 potenzialità del patrimonio, e tutto al sud. Un patrimonio straordinario inespresso.
dove non c'è imprenditoria culturale ce n'è pochissima. Ce ne sono 138 imprenditoria culturale, tutto al nord, nord-est, cioè hanno molta imprenditoria e molto meno patrimonio. E poi c'è perificità culturale, sud, zone interne, Sardegna, Sicilia, anche Puglia interna, cioè fuori da tutto. Capite che qui abbiamo finalmente dei dati, andrebbero studiati meglio, andrebbero monitorati e arricchiti, però quello che abbiamo è una grande potenzialità, che però va, come dire, valorizzata con due elementi fondamentali: persone competenti e progetti credibili e sostenibili. Altro dato interessante, singola Union Camere, rapporto 2016, quindi freschissimo, che ci dice che ancora oggi i beni culturali, nonostante tutto, sono l'unico settore dell'economia in controtendenza, in un momento di crisi, poco ma in controtendenza, che comunque ci ribadisce che un euro speso in patrimonio culturale produce indirettamente 1,08 euro ed ha il tasso di, come dire, di vantaggio più alto che qualsiasi altra forma di investimento. E allora, come vi ho detto, rapido giro per l'Italia, parlando di gestione, che è la vera scommessa, quello su cui in Italia finora si è fatto niente, perché ci dovevamo occupare solo di tutela, giusto, benissimo, un po' di valorizzazione, ma la gestione viene vista come qualcosa di negativo, perché viene vista come qualcosa di negativo all'economia. Marketing è una bestemmia. Marketing non è una bestemmia. Marketing significa capire il pubblico, i cittadini, i visitatori ai quali mi rivolgo, e quali sono le esigenze, quali sono i bisogni, in che maniera posso aiutare i visitatori a esaudire i propri bisogni. E quindi abbiamo molti vantaggi: siti abbandonati che vengono ridati alla vita, recupero di soggetti a rischio, aree degradate. E però ci sono degli elementi. Qui c'è un collega dell'Università di Napoli, Stefano Consiglio, che ha fatto un bellissimo lavoro sull'Italia meridionale, molto importante, dal quale emergono alcune cose importanti. Questi progetti di gestione funzionano se vengono garantite alcune cose. Prima cosa, connessione con il contesto locale e capacità di creare collaborazione. Autonomia dal potere politico, cioè funzionano se sono in grado di autosostenersi con fondi privati, anche con fondi pubblici, ma senza stare sotto il ricatto del finanziamento pubblico, altrimenti falliscono. Vivono finché hanno il finanziamento e muoiono il giorno dopo. E ovviamente ci sono molte altre cose, come la soddisfazione del pubblico e così via, ma soprattutto, numero uno, la formazione, la qualità della formazione, la qualità del personale, la qualità del capitale umano. E questa è una cosa che il mondo dell'università. Questi sono gli esempi che io ho studiato, non me li presenterò tutti, ma comincio da uno famosissimo, quindi due parole: il Museo Egizio di Torino. Il Museo Egizio di Torino è diventato un museo fondazione. Era un museo gestito solo dallo Stato, poi è diventato fondazione, una fondazione in cui c'è il MIBACT, in cui c'è la regione Piemonte, città di Torino, provincia, in cui c'è la Fondazione San Paolo, Compagnia di San Paolo. Ebbene, ci ha messo tanti soldi, 50 milioni di euro. Ma non bastano i soldi se non ci sono le idee e le persone. Gli stessi soldi non avrebbero dato lo stesso risultato. E allora vedete qualche dato sul Museo Egizio: eravamo 50 milioni di investimento, però il museo si autosostiene, è arrivato al 100%, non ha più bisogno di finanziamenti dei soci, si autosostiene. Questo è l'obiettivo. Voi sapete qual è il rientro dei normali musei, qual è il rientro dei normali musei statali? 7-8% sulle spese. 7-8%. Museo Egizio al 100%, e tutti i casi che vi mostrerò sono vicini al 100%. Allora, è stato inaugurato più o meno un anno fa, il 1° aprile del 2015, e nel giro di un anno hanno già realizzato pronuncia l'abbio
non ha detto che c'è. Hanno già realizzato 1 milione di visitatori. No, ma sta andando il video, ma senza. Ah, ecco. Purtroppo non c'è l'audio, ma ecco cosa succede in un museo. Cioè, in occasione del milionesimo hanno organizzato un flash mob con dei ragazzi, perché è diventato un museo con una tradizione straordinaria che risale al 700, con una collezione straordinaria che si è formata in quegli anni, ma con una concezione moderna, con una capacità di pensare alle persone del terzo millennio, non alle persone del 900 o dell'800. Chi vuole imitare Goethe lo faccia, ma il 99,9% delle persone non sono Goethe. Sono persone normali che vengono magari da culture molto diverse e la cosa eccezionale del Museo Egizio di Torino è che sta lavorando molto con le comunità africane di Torino, sta cercando di creare, non a caso è un museo che ha le scritte in arabo, quindi, come dire, svolge una funzione molto importante. Ma vi faccio un altro caso, in Toscana, Poggibonsi non è una città, perché uno dice siamo in Toscana, turismo. Poggibonsi è una città industriale che è schiacciata da presenze turistiche come San Gimignano, come Siena, quindi totalmente fuori, no, i turisti non ci vanno a Poggibonsi. Però Poggibonsi ha una rocca molto bella, è un sito archeologico alto medievale scavato dai miei colleghi dell'Università di Siena, che hanno scavato per tanti anni e hanno pubblicato. Poi a un certo punto hanno detto non basta più fare lo scavo e la pubblicazione scientifica, vogliamo fare qualcosa di diverso, e hanno allestito il museo, hanno allestito i laboratori, ma poi hanno detto no, bisogna fare una cosa migliore, e hanno realizzato un archeodromo, stanno realizzando un archeodromo, cioè hanno ricostruito alcune capanne con tutte le forme di vita dell'Alto Medioevo. Guardate, l'Alto Medioevo è impossibile, io mi occupo di quel periodo, è impossibile da far capire, come la protostoria, la preistoria, sono pali di legno, buche, cose che è impossibile, non sono cose monumentali. Loro hanno ricostruito e vedete che risultati. Nel giro di un anno hanno avuto già 15.000 visitatori, ma soprattutto Poggibonsi ha avuto una crescita del 10% da un anno all'altro di visitatori e di permanenze, quindi sta entrando con una novità importante, interessante, unica nei circuiti turistici con una partecipazione straordinaria, e questa è una spin-off dell'Università di Siena che gestisce questa cosa. Oppure un altro parco archeologico, siamo sempre in Toscana, Massaciuccoli Romani, un piccolo parco archeologico, non è particolare, non è Pompei. A me quello che ha colpito è che questo piccolo parco archeologico non ci sono i rilievi classici, ma ci sono pannelli come questi in cui si dice in questo museo potete ridere, potete fare foto, potete mangiare e bere. Cioè sostanzialmente dice potete continuare a vivere e possibilmente vivere meglio. Non sospendere la vita come succede spesso nei musei in cui si entra a pregare più che a capire. E allora vedete che cosa fanno a Oppure un altro caso straordinario, sempre in Toscana, questo ha fatto scuola, 5 comuni dell'area della Val di Cornia, tra cui Piombino, crisi tragica dell'acciaio, chiusura delle fabbriche, una marea di disoccupati, ripensano completamente il modello di sviluppo sulla base della cultura e dei parchi, creano una società delle i cinque comuni, prima con i privati, poi sono stati costretti a togliere dei privati, purtroppo, per le solite logiche un po' strane della nostra legislazione, e ora sono un comune, sono una società, una SPA, fatta da 5 comuni, che anche qui gestisce parchi archeologici, ma a me interessa dirvi che ci lavorano 29 persone a tempo indeterminato, più 46 stagionali, e che ha raggiunto quasi del tutto l'autonomia gestionale. Oppure vi faccio un altro caso, uno studente di archeologia di Roma, che a Roma, non siamo in una cittadina piccolina, a Roma si è inventato un lavoro inventandosi gli aperitivi archeologici in luoghi poco frequentati, per esempio lo stadio di Domiziano, che è praticamente sotto Piazza Navona, ma nessuno lo sa, e lì ha organizzato gli aperitivi archeologici o le visite lungo l'Appio al museo, al cimitero a Cattolico, e oggi questa
piccola società in associazione ha 1.000-1.200 persone che frequentano queste ed ha da lavorare a circa 40 persone. Questa è la novità. È uno studente di archeologia di Roma 3 che si è inventato questa cosa. Il problema è che tutte queste cose vengono fatte spesso spontaneamente, senza nessun sostegno, in maniera quasi così indipendente. E qui siamo arrivati, Roberto Conte ne parlava, a Santa Maria Capovetere, che io porto come esempio di gestione del patrimonio culturale. È un normale contratto di concessione, è stato fatto un normale contratto di concessione, però non è stato preso dai monopolisti dei concessionari, cioè dalle grandi società nazionali che gestiscono il Colosseo o Brera o gli Uffizi, ma da una società locale, tra cui anche Amico Bio, che è una società di produzione agricola, biologica, biodinamica. Il museo, non so chi di voi ha mai visitato l'anfiteatro di Santa Maria Capovetere, è il secondo anfiteatro più grande d'Italia, del mondo in realtà, dopo il Colosseo, totalmente sconosciuto. E i progressi anche qui sono stati straordinari, lo vedete in termini di visitatori, siamo passati da 23.000 a 55.000 nel giro di 2 anni, e soprattutto se voi andate in quella che fino a qualche anno fa era un'area degradata, frequentata da spacciatori e da microcriminalità, oggi c'è una realtà riqualificata con un bellissimo e frequentato ristorante e servizi innanzitutto per i cittadini. Poi il caso al quale sono più affezionato, che è quello di Napoli, è quello del Rione Sanità di Don Antonio Loffredo, un caso straordinario che è stato studiato, presentato, veramente fantastico, che dimostra che se è possibile farlo al Rione Sanità, è possibile farlo dappertutto. Che cosa ha fatto Don Antonio? Anche qui non posso raccontarvi tutta la storia, è straordinaria. Don Antonio diventa parroco al Rione Sanità, si rende conto di avere un patrimonio enorme abbandonato, le catacombe di San Gennaro, le catacombe di San Gaudioso, che erano praticamente chiuse, in abbandono. Con una battaglia che inenarrabile riesce ad ottenere con tanta fatica l'attribuzione della gestione, mette su una cooperativa che si chiama La Paranza, poi mette più su una cooperativa di manutenzione che si chiama si chiama l'Officina dei Talenti, poi mette su un'altra società che fa opere d'arte con materiali di riciclo, insomma dà da lavorare a quasi 100 persone. E oggi se voi andate a Rione Sanità, alle catacombe, siete accolti da ragazzi bravissimi, appassionati, competentissimi, che si sono formati, ragazzi del quartiere del Sanità, e quindi ci sono quasi 100 persone che lavorano, ma soprattutto ormai siamo all'autosostenibilità. Quest'anno ad agosto abbiamo già superato 70.000 visitatori, e il limite per essere autosostenibile, per non dover chiedere soldi a nessuno, era 40.000, quindi loro ora danno più lavoro, fanno più investimenti e così via. Per cui dalle catacombe di San Gennaro hanno messo su due bed and breakfast, poi hanno messo su un teatro, hanno messo su una compagnia, un'orchestra, e poi la Fondazione San Gennaro, che nel giro di pochi anni ha raccolto 4 milioni di euro per iniziative nel quartiere. Insomma, un modello che potrebbe essere replicato. E ci sono anche altri casi, anche qui velocemente a Napoli, il gruppo Centro Studi Interdisciplinare della Gaiola, che ha preso un'area marina protetta, ma di fatto non protetta perché era devastata dal degrado e dall'uso improprio, hanno messo su un centro di gestione che organizza corsi, visite, e ora dà da lavorare, come vedete, a una serie di persone. In Puglia la Fondazione Archeologica Canosina, che ha preso in gestione tutti i siti archeologici della città, erano 7 all'inizio, ora sono 1.200 soci, ma soprattutto dà da lavorare ad una serie di ragazzi, e anche ha ricostruito un rapporto tra cittadini e patrimonio. Un caso, mi fa piacere citarlo perché è una fondazione che ho messo su io a Foggia, la Fondazione Apulia Felix, che ha preso in gestione
un auditorium che era abbandonato, una ex chiesa che è stata abbandonata, e oggi è sede di attività continue di vario tipo. Finisco con la Sicilia, un caso, l'Università di Catania, che è dato in gestione di un'associazione studentesca che si è trasformata in società, la gestione della sede bellissima di Catania, dell'area umanistica, il Monastero dei Benedettini, dove organizzano visite e varie altre attività, e quindi anche qui un rapporto tra università e imprenditoria giovanile. E sempre in Sicilia, Agrigento, il FAI, che è stato pioniere in questo ambito, nel terzo settore, riporto il caso della Colimbetra di Agrigento, che era un giardino tipico siciliano abbandonato, che il FAI ha recuperato e ha trasformato in uno dei luoghi, a mio parere, più belli della Sicilia, che oggi viene visitato anche da numerosi turisti, molti più di quelli che visitano il Museo Archeologico di Agrigento. E allora chiudo dicendo che ci sono tante opportunità, c'è una sfida importante per le università, se la sanno raccogliere e se sanno valorizzare le competenze presenti nelle università senza chiudere i corsi di laurea in beni culturali, ma magari tenendoli attivi, innovandoli e come dire, sostenendoli. E perché noi abbiamo due strade: o capiamo che il mondo sta cambiando con delle trasformazioni epocali e che il patrimonio culturale in questa partita gioca un ruolo fondamentale per il paese, l'Italia, per l'Europa, ma direi soprattutto per il Sud, e quindi se in questa partita noi vogliamo essere protagonisti, oppure se vogliamo farci prendere da quella che chiamo la sindrome del barone Arminio Piovasco di Randò, di cui parla Calvino, che vive fuori dal mondo, con la sua idea di aristocratica grandezza, un po' demodé, non è una cattiva persona, ma una persona che ha perso il contatto con la realtà. Questo è un rischio, quindi noi possiamo capire se queste riforme, sostenerle e mandarle avanti, migliorandole, oppure se fare le solite proteste, lamentarci, autoassolverci per i nostri errori e condannarci all'irrilevanza. Io spero che si sia capaci di guardare al futuro, anche un po' oltre lo sguardo di tanti altri. Grazie.